Buongiorno e buonasera a tutti quanti. Sì, ragazzi, siamo sempre noi, Sole e Violanda, e siamo ovviamente bene elementare, mentre maiuscolo, tutto attaccato. Siamo anche un altro episodio di Life is Strange. Abbiamo staccato nell'altro episodio un po' prima perché era per noi una scena particolare, dolorosa e faticosa. E tra l'altro adesso abbiamo, diciamo, prima di iniziare il video ci hanno rifatto di vedere tutto il pezzo finale del terzo episodio di Life is Strange. Diciamo che è stato comunque sempre faticoso. Niente, io ti giuro che non ti stavo per piangere, Sole, Ah, veramente. un'altra volta. Sì, perché è una scena Bene. veramente che a me veramente mi ha veramente, cioè, ti fa capire come può essere l'effetto farfalla, che è devastante ed è veramente drammatica la cosa. Comunque, siamo nel quarto episodio di Life is Strange, che se non sbaglio è quello più lungo in assoluto di tutti gli altri episodi. E io direi che non abbiamo niente da dire per il momento. No. I nostri commenti magari li potremmo dire alla fine di tutto, ma le Sì, ho recensioni già fanno voglia, su Instagram, insomma. Comunque, ovviamente, poi credo che dopo questo. E comunque, ragazzi, scusate, sto facendo un sacco di discorsi, ma questa era l'altra scena che noi dicevamo, la seconda la scena, famosa scena tosta. la famosa scena più, diciamo, più particolare e anche forse una delle più belle, insomma. E vabbè, comunque, insomma, Direi di andare avanti. questo sì, direi sì. Volevo dire altre due cose, però vabbè, fa Sì, niente, qui c'è no. il riassunto delle stagioni precedenti. Sì, è una serie TV praticamente. Sì, sai che bella, io la vedrei. Mamma mia, che figa! Mamma mia, io ma vedrei sì, io. È proprio una tipica serie di Netflix, cazzo. Bellissimo. Quindi sì, diciamo la scena più brutte e più dolorose sono questa di Kate, quella di Chloe. Chloe. E poi c'è una terza in realtà. Una terza, sì, C'è che una poi terza. vedremo. Vedrete, Insomma, ecco, questa è la cosa che volevo dire. Anche che, insomma, credo che alla fine del terzo episodio, ormai avrete capito che il motivo perché io e Sole amiamo questo gioco, perché credo che al terzo episodio già uno ci entra normalmente, tranquillamente, in Life is Strange. Anche per chi non lo gioca, perché è veramente talmente interattivo anche visivamente, che potrebbe dire, come abbiamo detto adesso, benissimo un film o una serie TV, anche se uno non ci gioca. Tu che pensi? sì, alla fine è molto. È uno di quegli famosi giochi più da film, da serie TV, no? Tipo, vabbè, anche Last of Us è molto cinematografico, ecco. Vabbè, The Last Questo of è Us, più ragazzi. che cinematografico, questo direi proprio tipo serie TV, sì. Sarebbe figo. Sì. Che comunque con Kate potevamo cambiare la risposta, quindi potevamo salvare Kate. Qui con Chloe no, invece. Cioè, era Chloe, sì. comunque un po' destinato, diciamo, la fine di Chloe, ecco, sulla sedia a rotelle, diciamo. Perché sennò non va avanti Life is Strange il gioco, quindi No, esatto. diciamo, era un po' forzato questa cosa, però chiaramente per chi non lo Eh sa, sì, no? vabbè, qua è una di quelle cose che non puoi cambiare nemmeno col No, tempo. lo puoi cambiare, però diciamo sarà una conseguenza di una scelta Eh obbligata, ecco. sì, Che esatto. comunque, cioè, che poi alla fine nella vita ci stanno queste cose, quindi è anche molto realistica questa scelta, ecco. Già. E adesso siamo in questo distopico futuro. Sì, in questa scelta parallela che ha fatto Max, quindi sì, vedremo un po' come si comporterà. Ma mi si sente bene o perché abbiamo notato che nell'altro episodio io balbettavo come se mi ero scordato l'italiano, ma Allora, cioè. faccio sì, un po' meglio. Ok, meglio? No. No, perfetto. Provalo un po' per volte, così, perché è veramente fastidioso, se no. Ok. Meglio? Prova a parlare.
Brava. No, non cambia niente. E che posso Sì, saltare? sento. Vabbè, ragazzi, niente. Play Sento troppo, 4, vabbè. stoppa. Pazienza, mi dispiace ragazzi, veramente se sentirete la mia voce in modo strano non è colpa nostra, noi ripetiamo, è sempre un problema della Sony, della Play 4. Che non Purtroppo siamo minimamente questo... riusciti a risolvere No, ma e che non c'è nessun un... aiuto c'è stato da parte di No. internet. No, no, ma neanche della Sony, cioè, proprio non gliene è fregato un cazzo, diciamo, di questa cosa. Zero. Comunque, se poi Sole mi dice, guarda, proprio non mi si sente o cioè parlo meno e parla più Sole. Diciamo così, Proviamo potrebbe a essere. vedere se è così. Ma Ma insomma. reggio, reggo. Reggi, cioè nel senso io ti sento nonostante i pipipini. Ma Quindi. ci stanno anche adesso, eh? Sì, ma molto lievi, non sono fortissimi. Ma manco la testa può girare, madonna. And you even wrote on that cool parchment paper. You know, Ginzo. So nice. So pretentious. Scusate, battutaccio. But I love writing on it like an English poet. You deserve the best stationery. Probably easier to write, Strano che Sole non ha maybe. riso sulla mia battuta, anche se era cattiva. You know, Volevo just dire pretentious pessima, però ero stationery. presa nel dialogo. You probably wanted to Brano, avoid già te la all battuta, me conversation la fai. tags. Ma in realtà ne volevo fare una peggiore, però poi mi sono Ah no, non la dire. trattenuta. Stephen Non la dire. Hawking, eccola qua. No, no. Mi No, no, ma non dissocio. scherziamo ragazzi, ovviamente noi scherziamo, mi raccomando, cioè, che questa cosa non venga veramente presa, altro che ci chiedono un canale. Ci arriva la polizia Ancora, poi, cazzo. poi ci arriva la multa, te lo dico io. Ma è Ma glow, fatti una credo, foto con le balene morte lì su, dai. Monza bella foto. Sedia a rotelle pure. è merda, sei. Mi dissocio da quello You're a che real survivor, dico. Chloe. I know you have to feel Man. so much. I don't envy Pezza you di feeling so merda. lonely. Ragazzi, Nobody ricordatevi che le mie battute arrivano solo a. can do So, solo that. battute, fine. Ma sì, veramente, cioè, non queste cioè, veramente, noi siamo proprio di altro idee, ovviamente. Are you okay to talk about the accident? We never actually have, huh? There's not much to say. Some prick in an SUV cut me off and I flew into a ditch. Do you Ah, remember everything? male. I saw everything in bullet time. I felt my back snap Gesù. and that was the last thing I ever felt in my body. When I woke up in the hospital, I literally couldn't move a muscle. Jesus. I don't know what to say. Mamma mia, Don't se poi say vedi anything. vestita così, oh, è peggio di prima. I'm just happy I did get to see Madonna, you. davvero? Così proprio no. I could have ended it Mamma much mia, sooner. sembra I'm fuori, a oh. girl from Black Una Rock. di quelle che vanno a catechismo, presente? Ti prego, la risposta è giusta, ti prego. Volevo Ti prego, sapere non l'altro. fa... When was the last time you talked to her? Lei, About questa è la what? risposta I giusta. just read about her in the news. I didn't even know her name. You did? This is such a different world than when we were kids, isn't it? After that snow and eclipse, it's more like the end of the world. Guarda, è Ah, ovviamente. possibile in questo periodo? Però I'd like to think io, things guarda, could mi change aspetto things solo quickly. l'atterraggio degli I'd alieni e like to sia think uscito that too. tutto. Sì, infatti. But Ovviamente, ragazzi, I know anche se lei ha cambiato la versione, comunque Rachel è scomparsa, chiaramente. Tutto il visto? Ad resto. esempio, lei scompare Lei è con. rimasta. Sì, perché noi non abbiamo influenzato la vita di Rachel. Eh no. Listen, Quindi. Chloe, Stranamente. I'm sorry I haven't been out to see you more. That was wrong. Cioè, abbiamo solo influenzato la vita di You're Chloe, che my non ha mai best friend. conosciuto Rachel. Max, thanks for coming out to see me. You're doing awesome. I don't think so. My nose is getting cold. Maybe we should get back to my place? It is hella cold out here. Hella? I hate that word, no offense. None taken. È partita con lo shuttle, Lemo arriva.
bomboletta dietro, aspettate, mo accenno. Ragazzi, devo fare le battute perché questa scena è stata talmente tremenda le prime volte che adesso mi vengono solo battute. No, poi ci hanno, no, scusate, no, però aspettate, cioè, ci hanno pure preso, l'hanno pure presa per il culo sta scena, eh. Davvero? Cioè, ma gente pessima, ovviamente. Come me. Noi però l'abbiamo visto veramente talmente tanto, cioè abbiamo sofferto così tante volte che veramente io sole guardavamo questa scena e piangiamo, probabilmente come fontane. È stato uno di quegli unici videogiochi a cui ho pianto così a caso. Ah, vabbè, io non posso dire la stessa cosa perché ho pianto anche per, non lo so, il cane che raccoglie la cacca, vabbè. Sì. Il gioco dei, che cacchio era quello dei, bello, no, bello. Non quello del cane, quello delle delle rane che saltano. The Fog. The Frog. Il gioco più bello, più bello mai realizzato. Especially when they can't even take a walk alone. Sometimes I act like a total teenage brat just to give them an excuse to yell at me. Scusate, ho la luce accesa. Tutto ciò. Ecco, spegniamo la luce. Guardate i rumori di sedie, ecco. Anche qua avevo una battuta pessima, ma la tengo. No, no, io no, stavolta. No, no, io sì, però me la tengo. Questa è la differenza fra me e te, che io mi tengo le battute cattive. Tu invece sono sulle spalle. Io no, io le devo fare, scherzi. No, no. Le faccio su di me, ne faccio sugli altri, su. Mo' ci metto la cherosene. Tieni, bevi la benzina, tesoro, non troppo qua. Si muori. Te credo. I wish I could punch your face right now. A podcast? Dude, I am a pod in a cast. Boring. Ouch. It was just a thought. I know you're just trying to help. Yeah, that's become a bad habit of mine. You sound like an adult now. Seems like we were kids in another life. What do you remember about us as kids? We all have different memories. I think about us as little pirates running and jumping through Arcadia Bay. Me too. But we're still pirates in our own way. Yeah, right. Vabbè, questo è come io e Serena che andavamo dietro i palazzi abbandonati a scrivere sui rumori. Ma cosa cacchio dici? Ma non lo dire qui! No, no, lo dobbiamo dire perché insomma sono esperienze che ti lasciano e ti segnano. Che per fortuna è stato tutto cancellato, quindi sì, cioè hanno demolito il palazzo quindi costruito un altro, quindi insomma, cioè se doveva rimanere qualcosa di me di lei non c'è più, ecco. No, beh, oddio, forse qualcosa c'è, sì, forse proprio sotto, forse no c'è. Ah, sì, al parco. Sì. No, era tipo dietro uno di quei cosi contatori. Sì, lì vicino al parco. Sì, ho capito qual è. My mom and dad are so cute. They always pop in here and make sure everything's okay with me. I think Joyce and William... Ovviamente, come al solito, io e te ci stiamo cagando ben poco questa scena, anche perché... No, beh, in realtà io sì, la sto leggendo, infatti sto facendo... No, delle... ma facciamo soprattutto finta di niente, proprio. Stiamo proprio evitando. Dai, ma veramente? Vabbè, che gli dico? Quanto costa? Ma riesco a pagare? Boh, perché quanto costa tenerti in vita? Ma che domanda è? Dai. Scusa, la bomboletta è presa su Amazon? No, perché la voglio anch'io. Ma dove? La bomboletta la tiene sveglia. Ah, mamma mia, il gasolio ci metto. Mamma mia, che persone cattive, veramente. It would be sweet to chill out together and watch a movie like when you'd spend the night at my house. Sai che bello, riempitivo di vodka. Ogni volta che respiri. Andata.
Bellissimo. Tu sei comunque una merda di più, perché tu ci pensi a quello che dico io, poi aggiungi le cose. Ah, Blade Runner, ragazzi, che filmone. Madonna, infatti, effettivamente possono solo guardare film così. Che tra l'altro, tra parentesi, consigliamo assolutamente Blade Runner per chi Beh. Non l'ha visto. Quale? Il Quale? primo, il secondo io lo consiglierei solo perché lui è un gran figo, solo per quello. Solo il primo e il secondo? No, il primo lo consiglio perché è bellissimo, un capolavoro. Il secondo io lo consiglio perché lui è figo. Per quello lo consiglio. Beh, insomma, senza problemi. No, ma fighissimo, non lo conoscevo sto coso. Cioè, tu lo usi con la bocca praticamente. Non lo so. Sì, sì. Sì, tu questo qui lo metti in bocca e guidi. Vedi che c'è il cherosene qui per terra. Io lo faccio apposta, però io. Lo voglio eliminare, genitore, lo dico io. Cosa vedi? Siamo pliegati. Ecco. Vabbè, oh, cioè ci sta. Neanche se fosse lo farebbe comunque, cioè non è che. Dai, come fai a ridere qui adesso? No, lo so, scusate, ma mi ha fatto ridere perché ci stavo pensando alla scena. Ok, dai, la smetto. Ma sei culo. Ho guardato, ho preso. No, no, uguale a me te proprio. Dove sta? Boh, se le, che ne so, boh, cerca. Cerca, vai. Preso. Io ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare. Ma sì, ma potevano mettere Blade Runner, infatti. È Blade Runner. No, hanno messo, scusa, Mad Max. No. No, no, ah, no, okay. Hanno messo Blade Runner. Beh, ottimo film, tra l'altro. Mm-hmm. Sì, ma così è un po'. Cioè, scusami, Max, ma come cazzo te lo stai guardando il film? Ti rompi il collo pure tu così, cioè. Vabbè, ma che devi fare? Devi andare vicino, non ho capito. Ma no, ma non ti metti. Cioè, se tu stai sdraiato con un braccio, stai storto, ti rompi, sta così. Ah, è stato tutto il giorno, che carina. Tra notte. Di quelle scarpe bianche, però no, eh? Mamma mia, col beige, ma una coltellata. Oh. Sì, critichiamo i vestiti. La moda. Anna Wintour veramente si accoltellerebbe al cuore. Se c'entra. Anna Wintour, oh! Vogue ti dice qualcosa? Ah, sì. Tra l'altro, tra parentesi, la stilista più famosa e più stronza del mondo. Sempre se esiste. Per me non esiste. È solo quella che passa dentro. No, incredibili. No, quella è Dramod. Per me è lei. No. Cioè, esiste. Ricordi che abbiamo visto pure quel film molto bello su cioè di lei? Ah, oddio, è vero. C'è un documentario su Anna Wintour. Bello, bello. Ti pazzi. Yesterday was such a blast. It was great seeing you. I know things were different. Ma qui pare più grande o sbaglio? No, è quello che si è messa. Perché sì, non c'è il borsello da Ah, vedi, quello l'unico momento in cui il borsello non è detto non nulla. Ha il borsello. Non ha il borsello da Louis Vuitton. Gesù, questo gli fa male la testa a pigliare la morfina. Vabbè, ma perché è tutto collegato, no? Se... Sì, ma addirittura la morfina, ma non sarà un po' troppo? Vabbè, perché magari lei non vuole comunque soffrire, quindi direttamente gli spara la morfina. Aio. Ciao William, come va?
Why, yes, Max, I love going through bills. How can you bother me? I haven't seen you in forever. I know. You look exactly the same. Madonna, ma puoi dire che figata, santo Dio, ma c'hai 12 anni. Good. Or I'd be scared if I didn't look like me. Of course, you seem more adult now. Beh, effettivamente, però è giusto perché I was impressed by Chloe. È perché comunque lei non l'avrebbe mai visto più grande. Ah beh, sì, addio anello. Ho sentito qualcosa che cadeva e moriva, bene. It was so great talking with you again. You act like it's the last time. Rosa. Please keep me from these. Questo salmone. Buono. Victoria, oh Gesù. Anche Nada ne ha preoccupato. TVB, mamma mia, che trash, che cringe. Madonna. Dio, Victoria. Sempre più qui, TVB, mamma mia, Victoria. Chloe. Oh, che carina quello che ho scritto. Taylor. Cosa scrive con Taylor? Accompagnata a vedere mia madre. Pianto come una bambina. Ma perché? Che c'è la madre sua? Oddio, già non mi ricordo più. Perché che c'è la madre? Boh, che ne so. Nathan, oddio, Nathan gli scrive. Yo, yo, Max. Che, madonna, ma come... Alissa, aspetta, voglio vedere che dice Alissa. Se ti sembra che fosse diverso. Vabbè, lei adesso ci odia, chiaramente. Frequentiamo proprio la gentaccia. Ti ho vista tirarmi quel rotolo di carta igienica. Non stavo mirando a te, lo giuro. Non farlo, ma che cazzo. Adesso madre... lei viene presa di mira, no? Vabbè, ma a madre non ce la siamo mai cagata, purella, dai. Cioè, no. Cioè al papà è proprio... è come se proprio non ci fossero i genitori, proprio. Però comunque, vedi... comunque gli hanno scritto. Però non... cosa non gli ha mai scritto, ad esempio? Chi? Warren? Warren. Warren sta con Stella, là. Cazzo gli frega. Ma manda la stanza di Chloe e chi ci sta? Perché lei l'hanno portata... chi usa la stanza di Chloe? È questa, no? No, sì, era vuota, era vuota, era vuota. Lo ricordo. Che sta tutto giù. Vabbè, sì, non fare spoiler, però, dai. Ah, sì, scusa. Scusate. Guarda, guarda. Vabbè, sì, ricordavo. Comunque è una bella stanza, comunque. Questa luce è molto... figa. Oh, la bobina. Lettera. Facciamoci i cazzi degli altri. Fratello? Il fratello. Aaron. Ah, non sono mai state cancellate come c'è la Chloe adesso il muro. Cioè quelli in rosso sono lei. È lei? Chloe. No, sono tutte Chloe. Sono tutte Chloe, sì. At least we never had to hide from Step Douche. A blue butterfly? Sì, sì, certo, le coincidenze. Cioè, torni indietro nel tempo e credi che le coincidenze non esistano, dai, su. They bought crutches for Chloe, hoping she might walk again. E invece. A me io ricordo pure una missione in camera, però. No, io fa la missione in camera. No, vabbè, infatti sì, grazie. Però sapevo che questo si poteva accendere. Oh, bene, sono mesi che cerco di accendere sta luce. Cerchiamo. Non è nemmeno controllato. Nothing. Ah, boh, e dove staranno? Madonna, ma dove cerca tutto il bagno? No, cerca nel water, forse stanno lì. How's it going, Time Tripper? Funny.
Ah, ma su Duante. Here it is. I never thought I'd be delivering morphine to my best friend. Vabbè. Oh. Lasciamo la luce accesa, tanto già devono ipotecare la casa, no? Una luce in più, una luce in meno, non gli frega niente. Hai ragione, vanno in fallimento prima. Hai ragione. In realtà ce ne sarebbe tanto da esplorare, tipo il giardino è da esplorare, di sopra la camera è da esplorare, di qua in cucina è da esplorare, qui c'è un segreto qui, che però non è adesso questo segreto, è tra un po' di tempo. Insomma ragazzi, poi ve lo giocherete. Va, fate sta siringata, zia. La pillola blu. I'm nosy, but not precise. Go ahead and plug it right in. It's so easy. And painless. Okay, but get ready to yell for your folks if I screw up. La Madonna. È proprio la mia morfina, mica droga ne viene, oh. Of course my pain just keeps getting worse. But you caught me on a good day. Max, I'm so grateful that I'm even able to hang out with you. See, I'm getting mushy. I'm already high. You're so adorable. Sì, ma non piangere davanti a lei, Max, ti prego. Stop me if I'm being too emo. But can you grab the photo albums over there? Like, no, per l'album, no, ti prego. My diary is like emo ground zero. Non hai visto quello di Serena al liceo? Mamma mia! Quello è, ma... Il tuo, vogliamo parlare del tuo? Che il tuo era stato lanciato dalle scale una cinquantina di volte. Ma io non ce l'avevo praticamente, era tutto bugato. Tu a un certo punto hai smesso di avere un po' il diario. Che ci sarà mai nel cassaton? Chloe really loves skating too. Vabbè, era inutile. Dai, Chloe, guardiamoci questo album fotografico insieme. Sì, Max, però Dio mio, veramente non piangere ogni volta che la guardi. Is that okay? Perfect. Oh my god. Look how little we are there. We look like toys. I remember that day by the lighthouse. My dad was pissed at us. He actually tried to give us a time out. And you laughed at him. My dad would have... Allora, scusami. E che cosa dicevi sul mio diario? Abbiamo lanciato un paio di volte su per le scale e una certa hai anche smesso di avere il diario. Una certa ti sei proprio stufata. Ho detto, basta, non voglio il diario. Dal terzo in poi non so dove te le scrivevi le cose. Tipo, non le scrivevo? No, non te le scrivevi, ovvio. No, chiedevo sempre a te che cosa c'era da fare. Capito, poi facevo, certo, che poi io me li scrivevo pure male. Sì, brava, che studiavamo magari di più o di meno. Okay, scusa, ma c'è Chloe che chiede, giri sta cazzo di pagina, sono 3 ore. Wow, awesome picture. You look so badass in our pirate gear. We should have taken over Arcadia Bay when we had the chance. There's still time for you. Wow. Oh man, there we are making pancakes. I love that shot of us. It's hard to believe my dad took that picture only 5 years ago. Literally seems like yesterday. I wish it was. Me too. This photo. No, non la fare intristire. My respiratory system is failing and it's only getting worse. I've heard the doctors talking about it when they thought I was zonked out. So I know I'm just putting off the inevitable while my parents suffer along, and I will too. This isn't how I want things to end. What? What are you saying? I'm saying
that being with you again has been so special. I just wanted to feel like when we were kids running around Arcadia Bay and everything was possible, and you made me feel that way today. I want this time with you to be my last memory. Non piangere, Yolanda. Yes. No, no, no. No, no, sto facendo. Mamma mia, comunque, ah, madonna, si chiami subito. No, no. Io qua ci ho messo, sai quanto che ci ho messo? Un giorno intero per decidere di dirmi la risposta. Allora, sono lì acceso. Sì, io mi ricordo che le prime 20 volte, manco le prime 2-3, le prime 20 volte a cui ho giocato, sono stata sì e no 5-10 minuti a guardare fisso lo schermo e dire che cazzo faccio in una situazione sì, simile. Perché qua in realtà è una scelta difficilissima, cioè aiutarla a morire o no. Io farei triangolo. Però il problema il alla cabina sì non c'è il triangolo speridosa veramente pessima, direi di puntare sul triangolo, sì direi che è la scelta giusta. Comunque no, credo che sia stata una delle più difficili, però tra l'altro noi ricordiamo che queste cose, cioè non le possiamo scegliere noi, capito, queste cose, cioè sono scelte difficili, capito? Non è che... Tu che diresti? Tu che faresti in questo momento? Non lo so. Ok, quindi tu cliccheresti non lo so. Sì, perché tu, cioè, nel senso, cioè, è brutto, però se fossimo noi allora no. Questo, no? Allora, cioè, capito? Sì, ma se io fossi nel posto di Chloe, non lo chiedo alla mia migliore amica di staccarmi la spina, esatto, ma che davvero lo chiedo al dottore, non lo chiedo, cioè, oppure no, lei, ma no? Ai genitori, cioè, ma qualcun altro, ma non una persona che se te si mette a piangere lì davanti e cioè, ma dai, ma... No. Non sarebbe no, proprio corretto nei confronti dell'altra persona. Della persona che deve fare questa cosa, che poi dici, cazzo, si sente un attimo... Io non lo so, rispondi te, nel senso, sei tu quella... Ragazzi, quello che cliccherò è in base a come ho pensato che deve andare questa storia. Mm-mm. Ok? Quindi, Yolanda, sei pronta? Madonna mia, guarda ancora. Già lo so. Ma porca troia, certo, lo farò però, solo per te. Però ricordo che Max, secondo me, non lo farebbe mai. E mi sono appena contraddetta perché avevo detto che io sceglievo le risposte in base a come le avrebbe scelte lei però lo fa diciamo, perché risposto... lei c'ha il potere, ok? Lo fa perché lei c'ha il potere. Diciamo l'ha risposto, questa cosa sarà una risposta diversa, diciamo, non da Max, perché Max è un no, conoscente. Diciamo che è un errore che farebbe Max. Sì. Sì, esatto, un errore che farebbe per il bene di Chloe. Ma una Max comunque equilibrata e sana non lo farebbe. No, soprattutto se non potesse tornare indietro non lo farebbe mai. Esatto. Madonna mia, che agonia. Ecco. Vabbè, almeno se n'è andata camorfina. Perché mi dice finestra? Me l'ho buttata la finestra? Concentrati sulla foto. Sì, no, vabbè, mi diceva finestra. Cazzo, non so che parla della finestra. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. No, skippa tutto, lo dico. Non me lo fa skippa. Hello?
Ah, vabbè, sì, no, le cose. Perché c'è il camino acceso d'estate? No, non bruciarla. Can't hide from me forever. And no Chloe and Max wine tasting. No, e mo come quando cazzo ritorna indietro? No, infatti lei decide di non tornare, no? E deve far sì che la cosa decida. Cioè, avviene, insomma. Max, you're being so fucking strange. Like you're never gonna see us again. Chloe, I'm so sorry. I tried to make things different for you. I did try. I'm sorry. I don't know exactly what you're talking about, but come on. You have made things different, like my whole life. You're my best friend. I've got you and a great family. What's to be sorry for? We'll be best friends forever. And when we grow up, we're taking over the world. Listen, whatever happens, I want you to be strong. Even if you feel like I'm ma sì, spoilerai il suo finale. Abandon you, Chloe. I'll always have your back. Always. In quei quadri c'è, se poteva vedere. Non si può proprio vedere lei, io. Tornata alla punk, Chloe. Mamma mia, sta foto orribile comunque. Porno, una foto porno. Questa è carina, però. Sì, questa sì è carina molto. Eccola Rachel. Madonna, ma chi gli ha scattato sta foto? Tremenda. Che tristezza. Cioè, fammi capire, Max gli ha scattato sta foto prima che... Vabbè. No, okay. Non penso. E allora chi l'ha fatta quella foto? Che cazzo ne so, ma no, magari sono ricordi, è basato su... Ah, ricordi. Ok, non sono veramente delle no, fotografie. Foto, Che stavano facendo? Cos'era quella trave? No, credo un... stavano rifacendo... Cioè, insomma, la stanza di Chloe stavano qua. Insieme a Max. Ah, forse non era Max, era Chloe. Era Rachel. No, no, era Max. Oh. Era Max? E allora quando... Ah, mo? Ah, ok. Sì, adesso, ok, l'hanno messo ora. Sì, ok, ok. Anzi, mi aspettavo di ricordarmi molto di più di questo gioco. Mamma mia, sì, ciao. Niente, oh, non è andata giusta cosa. Mamma mia. Mamma. But thanks for the morning group. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Max, did you forget we've gone over this? I hope you weren't messing around with time while I was sleeping. No. No, no. Sono tornata indietro di 40 anni, però non posso tornare indietro con quell'altra che si è buttata dal tetto, però va bene. Porca troia. Vabbè, ma quello è troppo tempo, è passato. E perché? Tornare bambine? Ma lì perché tu avevi la foto. Di Kate non hai la foto. Ma basta pigliare una foto qualsiasi di Kate e torni indietro, dai, Max. Max. Ma no. probabilmente stai calmo. No, Max non lo le fa. Oddio, regà, leggetevelo da sole, vi prego, troppo papiro. Ma chi se ne frega poi, cioè? Vabbè, fai io legge. Allora, siediti, ma che sei matto? Allora. Comunque, tu sei peggio di me, comunque. Oh, that is gone, non l'avevo letto. Suck it, fuck it all, shit life. Vabbè, sobrio. Sobrio. Fuck. Ah, oddio no! Che oddio coglione. No! Ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio.
No, Noi va scherzo. bene, ragazzi. No, se ci fermiamo qua, Va si può bene, fare di ok. nuovo. Sì. Perché questo è lungo. Io non so se dobbiamo farlo No, guarda, qui. veramente. Sì, qua ci mettiamo veramente una ventina, una trentina di Tanto, minuti a tanto. farlo questo. Sì, perché poi non ce lo ricordiamo, quindi a posto. Vabbè, noi ragazzi, ovviamente. Mettete un bel like su questo video e vorrei dire anche una cosa importante, ovviamente ragazzi, tutte le battute che facciamo, prendetele come battute e non come cose serie, questa è una cosa veramente importante da dire e che Mai, mai. sicuramente anche Sole pensa questa cosa, quindi mi Battute raccomando, rimangono insomma, battute battute. rimangono battute, assolutamente. Noi ragazzi ci vediamo nel prossimo episodio di Life is Strange. Ciao.